Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Già da qualche anno mi occupo di mix surround e Atmos per il cinema, ma non avevo ancora messo piede ufficialmente nel campo musicale, dove oggi sembra tutti vogliano dirigere questo mercato. Perché parliamo oggi di musica immersiva? Prendo spunto da un articolo scritto da Edgar Rothermick riguardante proprio la nuova piattaforma di distribuzione musicale che ha più influenzato l'industria discografica negli ultimi 30 anni. Sto parlando di iTunes e nel caso specifico di Apple Music. L'articolo fa proprio riferimento al perché una volta esportato il mix Atmos da Logic venga poi trasmesso diverso, a volte orrendamente diverso rispetto a quello che noi abbiamo creato. Questo è uno dei primi problemi che andremo ad incontrare. Che cosa succede dopo il mix? Con un mix stereo standard, le catene di distribuzione sono ben note e consolidate. Quando il mix lascia il nostro studio o lo studio di mastering, va alla produzione di vinili o dei CD e quindi viene caricato poi sui servizi di streaming. Ci sono, come sappiamo, alcuni passaggi che possono ancora influenzare il mix, come ad esempio la limitazione fisica del vinile. Lo abbiamo visto sempre su questo canale in un video che ho dedicato al mastering per il vinile. Oppure quando la distribuzione digitale online utilizza una compressione estrema. Alcune piattaforme come Spotify abbassano il livello di qualità in base alla larghezza di banda di cui disponiamo in quel determinato momento o comprimono il segnale. Con la distribuzione del mix in Dolby Atmos, il nostro livello di nerdità è costretto ad alzarsi notevolmente. E sapete quanto sono nerd. Purtroppo dovremo essere consapevoli di quello che accade proprio durante il processo di streaming digitale per capire cosa accadrà poi al nostro mix Atmos quando arriverà all'ascoltatore. Cerchiamo quindi di capire, di comprendere il casino in cui ci troviamo. Sappiamo di dover fornire il mix Dolby Atmos sotto forma di file WAV, un ADM BWF che sta per Broadcast Wave Format. Sarà codificato per la riproduzione, ma dobbiamo sapere che esistono due diversi tipi di codec utilizzati dai servizi di streaming. Il primo si chiama DD Plus JOC, che sta per Join Object Coding. E il secondo, che è quello più standardizzato, che si chiama AC4 IMS, che è appunto la C4 Immersive Stereo, che ovviamente fa parte del sistema distribuito da Dolby. Il DDC Plus JOC è il codec più vecchio, progettato per la riproduzione da parte dei diffusori dei contenuti cinematografici Dolby Atmos. È un formato che ignora tutte le impostazioni di modalità di rendering bineurale del nostro mix. Quindi ci costringe ad avere uno studio costruito proprio per l'ascolto in Atmos. L'AC4, quindi la C4, è invece il codec più recente standardizzato da Dolby e che ora utilizzano tutti. È ottimizzato specificatamente per la decodifica e riproduzione bineurale ed utilizza le impostazioni della modalità di rendering bineurale configurata nel mix. È un formato molto completo che aggiunge inoltre la virtualizzazione del sistema Atmos per le cuffie, virtualizzazione per gli speakers integrati negli smartphone o tablet o nei computer portatili e lo stereo non virtualizzato, insomma è quello più figo. Il problema dov'è? Tidal e Amazon fanno un doppio streaming, ossia utilizzano il codec AC4, la C4 per la riproduzione in cuffia e sui dispositivi mobili, mentre utilizzano il codec DD Plus JOC invece solo per la riproduzione dagli speakers. E questo, diciamo, è un sistema ottimale per accontentare tutti i formati di ascolto. Apple Music che cosa fa invece? Utilizza solo il codec DD Plus JOC, il che significa che tutti i mix musicali Dolby Atmos su Apple Music non impiegano nessuna
delle modalità di rendering binaurale che facciano parte del mix Dolby Atmos originale, per cui la traslazione binaurale potrebbe essere fottuta. Ricordiamoci, la Apple lo fa soprattutto per vendere i suoi traduttori e per imporre la sua visione nel mercato. Cioè, se riuscisse a imporre il suo audio spaziale con le cuffie che si muovono là dove gli altri non hanno delle cuffie, o comunque hanno a volte uno standard, a volte un altro standard, ma gli manca la visione di insieme, loro lì hanno vinto perché ne vendono a pacchi di queste cose. Quindi è nel loro interesse investire tanto e far funzionare questa roba. Da tutto questo sorge una domanda totale, la domandona. È possibile missare Dolby Atmos in cuffia? Possiamo quindi evitare di smontare lo studio e ricostruirlo da capo, investendo e coprendo di diffusori l'ambiente, senza contare i nuovi convertitori che abbiano almeno 16 uscite da dedicare a questo sistema? Si può quindi risolvere il tutto missando il Dolby Atmos in cuffia? Sapete che adoro quando la risposta non è né sì né no, ma è ni. Dobbiamo considerare 5 aspetti e relative 5 risposte per valutare una soluzione finale adatta alle nostre esigenze. Prima di iniziare è bene tenere presente due cose. Quando parlo di cuffie mi riferisco alla modalità binaurale di ascolto in cuffia, non l'ascolto stereo standard. Lo stesso discorso fatto prima per le casse e l'impianto surround. Qui parliamo di emulazione di un ambiente Atmos in modalità binaurale in cuffia, quindi che comprenda anche la simulazione di suoni che si spostano appunto dietro, sopra o sotto l'ascoltatore. Inoltre, la discussione riguarda principalmente il mix Dolby Atmos per la musica e non per il cinema né special audio. Facendo un'analisi anche con i programmatori, insomma con un po' tutti quelli del marketing, abbiamo visto che più del 90% ormai degli utenti finali ascolta la musica in cuffia, quindi portarsi a missare anche in cuffia è uno degli aspetti che faranno del binaurale il prossimo sistema del futuro d'ascolto, perché chiaramente lo stereo diventerà sempre più obsoleto e si porterà sempre più verso il binaurale. E in questo parlavamo con Giancarlo nell'altra parte dell'intervista, riferendoci proprio a Sienna, a Sphere, e al fatto che servono delle cuffie estremamente precise e degli strumenti, diciamo, di un certo livello per poter ascoltare bene tutto quanto. Ma a mio parere, e te lo dice uno che non è un cuffiarolo, io sono uno legato agli altoparlanti, però mi rendo conto, anche parlando con i miei colleghi, che mixare in cuffia è diventata quasi un'esigenza imprescindibile, perché è vero quello che dici tu, il X% della musica, ma è la maggioranza della musica, è una percentuale altissima di fruizione attraverso le cuffie. Quindi secondo me bisogna avere due paia di cuffie. Quella, diciamo, più diffusa, forse gli iPods, in questo caso Pro o non Pro, insomma, eccetera eccetera, e una cuffia, diciamo così, di lavoro, che sia lineare, che sia quella con cui noi ci troviamo bene, che sia una cuffia di una certa marca e poi corretta con un Sienna o un programma analogo, e che serve proprio per creare contenuto, quindi una per crearle, uno per fare un check, diciamo, consumer. Si tende a snobbare tutta una serie di prodotti che invece sono presenti sul mercato e che hanno costi relativamente bassi. Quindi Sonos, prima di tutti, sta facendo delle soundbar o dei diffusori Atmos che hanno costi accessibili, parlo di 4,99, 3,99, cose di questo genere. Io stesso ho una soundbar Atmos in casa e posso fare dei check. Non deve passare il messaggio che la cuffia è l'Atmos. La cuffia è un metodo di ascolto. Anche perché la cuffia è un'emulazione binaurale dell'Atmos. Esatto, quindi è un vorrei ma non posso, però devo, diciamo, no? E quindi va benissimo, non è l'Atmos, non è l'effetto wow. Nessuno che aveva già sentito qualcosa di binaurale venendo in studio ha detto ah, più o meno la stessa cosa. Tutti hanno detto no, cazzo. È una cosa completamente diversa, molto più immersiva, molto più emozionante, per cui bisogna dar tempo a
tutta la filiera di chi produce hardware per Parsi, diciamo. ascoltare, eccetera, eccetera, dare il tempo che insomma entri a far parte del corredo di tutti avremo in casa. Ma io punto molto sulle macchine, perché la macchina è da sempre un punto di ascolto molto, molto importante per tutti noi, anche per chi fa questo lavoro. Un check in macchina, nonostante tutto, lo facciamo ancora. E la macchina è un luogo di ascolto perfetto per l'Atmos. Facendo un ragionamento a spanne, dove appunto il 90% degli ascoltatori della musica moderna lo fa in cuffia, è difficile che un ascolto sia ormai fatto con le casse. Poi l'hai visto anche con Sienna, è esploso negli ultimi 5 anni in maniera molto. Di conseguenza anche secondo me e secondo anche alcuni analisti l'Atmos si sposterà verso il binaurale, quindi diventerà un nuovo ascolto in cuffia, non tanto un ascolto negli studi di musica Atmos. Questo è un altro problema, perché, e non è una soluzione, perché succede che le persone che posseggono uno studio Atmos si dicono che quello è il vero modo di ascoltare l'Atmos, ma hanno ragione, cioè in effetti l'Atmos nasce con quelle. Però le Assolutamente. persone che poi sentono la musica, in realtà poi le sentono nelle cuffie della Apple. E il problema grande che sto vedendo io, che abbiamo provato un po' a uniformare, creando un po', chiamiamo così, degli ascolti un po' di un tipo, un po' di un altro, così, ma cambia veramente tantissimo. Cioè, voglio dire, quando io metto un ascolto tipo Apple, o metto un ascolto tipo Dolby, anche in Sienna, me cambia il mondo. Allora, a quel punto lì uno dice: fai in modo che la media vada bene. Ma se adesso Apple comincia a permettere anche una rotazione della testa, allora mettiamo che io anche la riproduca e la Apple vuole permettere anche una personalizzazione dell'HRTF. La cosa che sto vedendo io, uno dice: vabbè, allora stiamo andando nella direzione di riprodurre virtualmente quello che è nello studio di registrazione. Guarda, anche Dolby sta facendo questa cosa perché è uscito un programma che si chiama Dolby, che loro distribuiscono adesso su Mi iPhone. profila, non fanno sta roba qui. Però ognuno ha la sua HRTF. Qualcuno la usa, qualcuno non la usa. Già lì stiamo andando male. Qualcuno la fa in un modo e qualcuno nell'altro, perché qualcuno sta facendo delle interpolazioni di HRTF catturate, perché sai che ci sono varie dimensioni della testa, ma già solo per profilare le cuffie. Anche la massa della testa è Anche diversa. la massa della testa. Quindi loro hanno un po' di profili. Com'è che viene fatto? Anche quando dicono usiamo l'intelligenza artificiale, hanno tanti profili, almeno quello che ho visto io. Poi magari qualcuno avrà dei sistemi diversi. E poi alla fine tu vai a fare un match per capire, diciamo, visivamente a quale gruppo appartieni, no? Dalla dimensione della testa, dell'orecchio, la proporzione, eccetera. Quindi si fa una cosa: ci sono dei brevetti della Apple che tengono conto, per esempio, devono calcolare la distanza delle orecchie, lo fanno mandando delle specie di tipo i pipistrelli, dei segnali, non so, nell'ambiente, poi li ricatturano per capire come tu ascolti nella posizione. Quindi fa una simulazione. Ci sono dei brevetti che vanno in questa direzione. Quindi la direzione di tutti è arrivare a un HRTF il più possibile personale, anche a step, come la distanza delle orecchie e cose di questo tipo. Ora io dico, però a questo punto qua bisognerebbe un attimo mettersi su uno standard uguale per tutti, perché anche se io voglio avere un ascolto in cuffia binaurale, a questo punto dico: ma sì, ma qual è l'ascolto in cuffia binaurale? Perché se Dolby, cioè, o la Apple mi fanno una cosa diversa e si stanno allontanando, perché inizialmente erano per assurdo più vicini, man mano che cominci a introdurre questi sistemi di HRTF personali, ti allontani, perché ognuno poi la fa con qualità diversa. Non voglio dire, per assurdo la Apple potrebbe farlo anche meglio di tutti, perché sono molto in gamba. E il guaio è che alla fine non si capisce più qual è lo standard. In questa confusione, io quando sento un pezzo dico: lo sto sentendo, è figo. Poi lo sento da un'altra parte e dico: ma è diverso. Cioè, io non devo sentire diverso. Almeno prima, fondamentalmente, con un paio di cuffie, no? Mi mettevo le cuffie, tutto sommato, più o meno un ascolto simile. Ma questa qui dell'audio binaurale non è affatto uguale in cuffia. E io ho delle difficoltà a comprendere qual è lo standard. Alla fine, nel dubbio, vado ad ascoltarlo alla vecchia maniera, perché tanto non so cosa sto ascoltando. E io so di cosa stiamo parlando. Una persona normale potrebbe attaccare Dolby per errore, sentire peggio e neanche rendersene conto, o non attaccarlo, o non sapere neanche che esiste. Cioè, per quanto ne sappiamo noi, in realtà poi la confusione negli utenti normali è ancora peggiore, perché loro magari non riescono neanche a riconoscere tutte queste sfumature, no?
Quindi sta diventando solo una cosa di marketing per quanto mi riguarda, perché alla fine loro dicono c'è l'audio spaziale, noi lo facciamo meglio di tutti, molto bene. Allora, voi comprate i nostri arnesi elettronici. E il mio problema però è che questa frammentazione crea un problema nella produzione audio. Che esistano poi dei sistemi di intelligenza artificiale che saranno in arrivo, che già esistono, che permettono di automatizzare questo, potrebbero aiutare nella standardizzazione, perché se ci fosse un sistema unico che ti trasla da uno stereo a un Atmos, tutto sommato alla fine hai un po' quel risultato che un po' almeno levi la costante, cioè levi il problema dell'ingegnere che ti fa le cose tutte diverse, almeno lì c'è una costante. Però Apple stessa non vuole roba generata con intelligenza artificiale dal punto di vista spaziale, perché devono vendere i loro strumenti. Cioè, se tutto va nella direzione dell'intelligenza artificiale che manipola e crea, diciamo, un Atmos fake uguale per tutti, poi diventa lo stesso problema anche nella fruizione. Quindi, alla fine, loro vanno un po' a vanificare quello che vogliono vendere, che sono Logic Audio per la produzione, in maniera che poi sfrutti questi strumenti e alla fine diventa uno standard, e lo standard, il loro standard predomina su quello degli altri. Dopodiché loro hanno il loro canale che è Apple Music, che ha la musica, quindi diventa lo standard nella fruizione e riesce a scalzare Spotify, perché poi non dimentichiamolo, in questo momento Apple è grande, ma non è la piattaforma che sta più famosa per fare come la stessa cosa come Apple TV non è la piattaforma di streaming più famosa, cioè loro stanno cercando, no, di prendere il dominio, ma non sono il dominio. Quindi se in questo momento Spotify fa una cosa diversa, già sta roba della Apple, boh, non so dove andrà a finire. Andiamo a vedere i requisiti che Dolby chiede per il mix Dolby Atmos in musica. Qui il discorso, a mio avviso, si fa un po' ridicolo e anche parlando con gli esperti capiamo perché. Infatti, discutendo proprio con i maggiori esperti di questo settore, è venuto fuori uno scenario alquanto inquietante. Com'è possibile che negli ultimi 3 anni siano esplosi gli studi di mix Atmos, considerando che l'intervento richiesto e soprattutto anche l'investimento richiesto abbia necessariamente rispettato tutti gli standard Dolby in così poco tempo? Quando si missa sul Round bisogna necessariamente avere dimensioni della stanza e caratteristiche ben precise, non basta riadattare la control room al volo. Nel cinema, infatti, questa regola è ferrea, perché non lo è nel campo musicale? Fatalità, i requisiti per il mix in Dolby Atmos sono meno restrittivi per il mix musicale rispetto a quello cinematografico. Dolby, infatti, ha terminato il programma di certificazione degli studi alla fine del 2020, ossia non vengono più a controllare e certificare lo studio audio. Tecnicamente è possibile mixare Dolby Atmos in qualsiasi studio. I requisiti di Dolby sono quindi più simili a dei suggerimenti che a dei requisiti veri e propri. Non stupiamoci quindi nella confusione della pessima qualità di alcuni mix Atmos che andiamo ad ascoltare. Come dire che per mixare e masterizzare stereo in modo professionale sia sufficiente mettere due casse a triangolo equilatero in una stanza qualunque. Magari fosse così semplice. Io spesso spengo la funzione Atmos su alcuni album proposti da Apple Music, tornando quindi ad un ascolto stereo perché li trovo inascoltabili. Dolby, anche sul suo canale YouTube, fornisce alcune linee guida su come allestire uno studio e, per quanto riguarda il mix vero e proprio in Atmos, raccomandano più o meno quanto segue. Mixare con un layout di diffusori discreti di almeno 7.1.4, facendo un check binaurale in cuffia durante il mix. E già solo così si parla di studio non home. Fatte tutte queste premesse, è chiaro che vale tutto, anche barare purché si esca con un file ADM Atmos. Si naviga a vista quindi con un sistema esterno 7.1.4 e poi si fa un check binaurale in cuffia per vedere se ci ritroviamo un po' tutto. Con Studio One possiamo farlo ora in modo estremamente semplice. Si torna un po' al check con le reference track. Quanti però saranno in grado di avere un sistema 7.1.4? Si tratta di ben 12 casse relativa installazione. Ammesso anche di risparmiare l'inverosimile usando casse della Mattel, spendendo pochissimo, che rilevanza potrà avere un mix fatto con tanta indecenza?
Le opzioni comunque non sono molte. Pensando magari di acquistare un sistema ipereconomico fatto di casse Presonus Eris 5 Studio, potremmo spendere comunque 170 euro a cassa, che per 12 casse fa 2040 euro, per avere un sistema probabilmente accettabile, a cui vanno aggiunti i costi di una scheda audio con 12 uscite e relativi cablaggi, stand e ponti, si arriva sicuramente a 4.000 euro, solo per partire e non avere comunque nulla di certificato. Domanda è, parlando di standard Atmos, abbiamo visto che Dolby ha generato un foglio, quindi una direttiva che non rispetta più quella che fu all'inizio, quella di certificare gli studi in formato Atmos Music, come appunto il tuo è uno dei primi, il secondo credo in Italia che sia stato certificato dalla Dolby effettivamente. E poi dal 2020 in poi si è svincolata questa procedura e tutti gli studi che si autoproclamano Atmos adesso possono, diciamo, missare in Dolby Atmos. Questo ha creato chiaramente delle discrepanze a livello di standard, per cui ecco, capita molto spesso che chi dice di missare in Atmos o pensa di missare in Atmos poi si ritrova con un IDM file completamente incompatibile o con il bineurale di Dolby stessa o col bineurale di Apple, eccetera, eccetera. Quindi, cosa pensi appunto del fatto che questa direttiva sia stata aperta a tutti quanti, mentre prima richiedeva una certificazione vera e propria? Allora, ti ringrazio Yuri per la domanda perché mi dà la possibilità di fare chiarezza là dove ancora avverto che c'è molta confusione. E quindi voglio fare un passo indietro e essere molto chiaro riguardo questa cosa prima della certificazione, poi dei formati che sono poi in realtà fruibili dall'utente. Per quello che riguarda la certificazione, siccome Atmos non nasce nel 2020, ma nasce molto prima, ovviamente, per dare all'impulso emozionale all'industria cinematografica, e quindi i primi studi in Italia con una certificazione Atmos sono stati fatti e realizzati con l'ottica appunto di mixarci solamente colonne sonore. Quando Apple, soprattutto Apple, ha introdotto all'interno del sistema operativo e spinto questo formato già quindi presente, ma adattato alla musica, si è pensato che ci volesse una nuova certificazione. Dolby ci ha pensato un po', ma non ha mai chiaramente detto che avrebbe rilasciato una certificazione. In realtà questa certificazione non c'è. Cosa è successo? È successo che però esiste un processo di committing che è una procedura che si fa alla fine dell'installazione di tutte le casse, eccetera, eccetera, che dà una, così, uno starting point allo studio, viene fatta un'equalizzazione delle casse, viene fatta vengono uniformati a uno standard solitamente intorno ai meno 85 dB di emissione di volume e vengono corrette quelle problematiche che possono esserci, appunto, derivate appunto dal posizionamento delle casse, che deve essere c'è un po' di come posso dire un pochino di gioco c'è nella posizione delle casse, ma non poi così tanto. Soprattutto per le quattro casse che vengono messe sopra, la distanza del fuoco del suono di ogni cassa al pavimento è 2 metri e 40, e su quella cosa lì non viene tollerato nemmeno un centimetro di differenza, mentre sulle casse dietro diciamo che abbiamo qualche grado su cui poter aggiustare in base all'ergonomia ovviamente dello studio. Calcola che tutti gli studi erano già studi esistenti, quindi abbiamo tutti un po' dovuto Adattare. trovare una posizione che non interferisse troppo con la logistica dello studio, chi ha gli output, chi non li ha, i mobili, eccetera, eccetera. Quindi tutti quelli che dal 2020 hanno detto il mio studio è certificato Dolby dicono una sciocchezza, ma o quantomeno dicono una cosa non vera. Nessuno, nemmeno io, possiamo vantare di avere una certificazione.
Sì, però scusa se ti interrompo. Tu parlavi di committing, quindi c'è stato un committing nel tuo studio. C'è Cosa che. stato un committing in tanti studi in quel periodo, almeno ne ho seguiti un po', nel senso che sapevo che l'ingegnere preposto, che nel mio caso credo si chiamasse Richard qualcosa, ed era quello che li aveva fatti agli Abbey Road, che è stato uno dei primi studi in Inghilterra, poi in Italia venne a fare una serie di studi, probabilmente, dico probabilmente, ma con tutta certezza, quello di Pinaxa, il mio. Probabilmente qualche altro studio. Dopodiché, con lui c'era Fausto De Metrio che nel frattempo carpiva le metodologie di committing, per cui di taratura, di equalizzazione, eccetera, eccetera. Per cui i successivi studi credo siano stati tutti così curati da Fausto in collaborazione con Donato Masci, che nella maggior parte dei casi curava l'acustica e dava la disposizione delle casse. Ma non è che Richard o anche Fausto andando via mi rilasciavano un attestato, una certificazione, un disco d'oro che io metto al muro. Però Quindi. comunque adesso è peggiorata la situazione perché Dolby dà soltanto delle direttive e poi ognuno fa come gli pare. Ecco, questo purtroppo è un problema, nel senso che io posso assicurare, perché ci sono passato prima di altri, che questa procedura non è una cosa fai da te. È una cosa molto complicata che presuppone delle competenze e che presuppone anche del tempo. Una procedura di committing dura dalla mattina alle 9:30 fino al pomeriggio tardo e soprattutto avviene mandando dei rumori rosa poi a un certo punto sulle casse, e quindi chi lo fa in realtà ha la cuffia quella dei saldatori, falegnami, eccetera, eccetera, per proteggersi, perché io ho provato a stare 10 minuti dentro, ma ti assicuro, dopo un po' basta. E cosa che un'altra cosa da considerare è il fatto che dopo questo diciamo setup iniziale, c'è tutto un setup post che prevede diciamo un workflow che possa essere anche veloce per creare il contenuto e per fare un check del contenuto. E anche questa cosa qui non è così scontata, perché soprattutto quando l'abbiamo fatto, potevamo mixare, ma era molto difficile capire poi effettivamente l'utente cosa avrebbe sentito, perché i codec binaurali, perché adesso il 99,99% della musica immersiva è fruita attraverso le cuffie, non sono gli stessi tra Apple Music, Tidal, Qobuz, eccetera, eccetera. Quindi c'è da fare un multi-check dei vari formati e essere almeno con insomma un grado di approssimazione molto molto basso, sicuri di quello che si va a pubblicare. Nel mio caso, una piccola problematica sul workflow della console, perché io, a differenza degli altri studi, ho una console di SSL che lo supporta, una micro latenza dovuta al sistema Dante e al render esterno, ma questa cosa qui sul sincronismo che deve essere utilizzato se hai un render esterno, creava tutto uno scompenso, per cui i miei primi due mix che sono stati pubblicati qua suonavano in una maniera e poi una volta pubblicati facevano letteralmente cagare, per cui poi ho dovuto rifarli dopo aver capito quale fosse il problema. Quindi occhio, perché non è solo una questione di equalizzazione della cassa, c'è tutto un sistema, un'architettura che ne va di conseguenza, che deve essere soprattutto molto molto precisa, ci deve essere un setup molto preciso e molto affidabile. Nel 2020 non c'erano applicazioni che ci sono oggi, e nel 2020 non c'era per esempio la possibilità di utilizzare anche più DAW, c'era solamente, credo, all'inizio, a parte Avid, forse solo Nuendo, Sì. è stato uno dei primi. Quindi anche quella cosa lì era un po' limitativa. Adesso tutti un po' stanno. Beh, la mano l'ha forzata Apple portando avanti Logic con le render gratis. Esatto, assolutamente. Per cui sono contentissimo che Studio One abbia introdotto ovviamente il supporto, perché più DAW lo offrono, più ovviamente affermerà il nuovo, diciamo, nuovo standard. O quantomeno lo farà più in fretta, perché un utente Studio One, come
comunque, anche non avendo le casse, può cominciare a familiarizzare con il nuovo, diciamo, formato anche lavorando in cuffia. Che fa il fonico e si approccia a dover scegliere come ascoltare l'Atmos, come produrlo, chiaramente diventa fondamentale in questo caso avere un Sienna Atmos che ti aiuta in Sì. maniera molto importante anche a traslare nei vari sistemi. Per esempio, Sienna che ti fa ascoltare come farebbe il codec Apple, Sienna che ti fa ascoltare come sarebbe il codec Dolby, eccetera, eccetera. Una cosa che avevamo sviluppato e pensavo che avesse molto più piede, che ne abbiamo venduti, per l'amor di Dio, però pensavo che avesse molto più piede perché la trovo una cosa estremamente utile. E per assurdo vedo che invece ancora la gente sta andando un po' a caso. Quindi c'è qualcuno che ha capito questo. Noi abbiamo un brasiliano, diciamo, ha un'azienda piuttosto grande, si occupano di comunicazione e di distribuzione di articoli sportivi, che ha lavorato molto su Atmos e ha fatto dei mix in cuffia con Sienna proprio per Dolby, eccetera, e ci sono riusciti e traslavano. Quindi questo, per dire, è un esempio di come qualcuno che ha un'esigenza riesce poi a far funzionare le cose. E loro, senza avere uno studio Atmos, sono riusciti a fare tantissimo, produrre tantissimo materiale credibile. Chiaramente devi avere delle cuffie, anche lì c'è un problema. Perché se tu vuoi fare il Dolby Atmos, devi avere delle cuffie di qualità molto elevata. Quindi, per quello che mi riguarda, uno dovrebbe avere almeno delle Audesi, cioè cose di questo tipo. Ho visto che ci sono anche delle cose che funzionano piuttosto bene. Però il problema è proprio questo: servono delle cuffie buone, serve un amplificatore per cuffie buono, perché siccome è molto difficile capire spazialmente tanti punti di sorgente differenti, e devi avere un certo tipo di dettaglio, secondo me. E questo tipo di dettaglio, quindi devi avere già un trasduttore molto buono, poi devi avere un software che ti permette di equiparare i vari sistemi. Noi ne abbiamo fatto uno, non è l'unico software, quindi io parlo del mio perché l'abbiamo fatto, siamo probabilmente gli unici che permettono di passare da un sistema all'altro perché li abbiamo proprio campionati. E Infatti poi abbiamo fatto anche un sistema nostro, che aumenta la spazialità, ti dà proprio l'idea di stare dentro uno studio Atmos per recuperare anche questo tipo di esperienza. Qualcun altro ha fatto cose diverse, poi ognuno usa un po' quello che vuole. Questa è la nostra soluzione, l'abbiamo proposta. E vorrei vedere adesso che direzione prenderà un po' tutto. Sono un po' curioso. Se vediamo che c'è un interesse, noi abbiamo costruito nel frattempo proprio delle tecnologie per il binaurale, proprio che non abbiamo ancora messo in pratica né in Sienna né in Silver, che proprio sono delle tecnologie fantastiche e vanno proprio in questa direzione. Quindi se io vedo che c'è un interesse, le applichiamo lì e da lì ripartiamo. Allora, tu stai Questo parlando chiaramente di Sienna Sphere per quanto è un po'. Sì. riguarda l'ascolto. E per quanto riguarda Silver, c'è una versione surround che può Non essere. ancora, non ancora. Noi abbiamo campionato tutto in surround e volendo potremmo anche fare questa cosa in surround, ma poi abbiamo visto che da un certo punto di vista non c'era un interesse. Poi, essendo abbastanza pesante Silver, perché adesso tu sai, i nostri plugin stanno diventando leggeri. C'è stata un'evoluzione per cui veramente gli ultimi prodotti sono decisamente leggeri. E quando facevamo i riverberi come riverberi a convoluzione Silver, comunque erano ancora degli oggetti pesanti, ma anche sugli M1 erano degli oggetti pesanti, quindi fare multicanali questi riverberi, insomma, avrebbe creato dei problemi. Abbiamo visto che non c'era interesse, quindi non abbiamo spinto più di tanto. Cioè, poi c'è già qualche riverbero che va un po' in questo settore, quindi alla fine non ci siamo lanciati. Ma la cosa peggiore è che parlando con le persone mi sono reso conto che un riverbero multicanale che lavora sul bed in realtà non è così tanto ben voluto, nel senso che la gente vuole i sistemi per lavorare con Atmos, ma vogliono che lavorino ad oggetti. Cioè, quando noi gli diciamo ti ho dato il riverbero 7.1.2, no? Che lavora nel bed, loro mi dicono sì, ma nel bed io ci metto solo le batterie, no? Io vorrei un sistema invece per riverberare i miei 128 oggetti. Siccome sui 128 oggetti poi si arrangiano, quindi mettono dei riverberi monofonici sulle varie sorgenti, quindi costruiscono, usano il riverbero in una maniera anche un po' diversa da quello che. Certo, però parlando con qualcuno è stato proprio questo il problema, perché io ho sempre detto, vabbè, ma io faccio il bed e poi voi lo usate, no? Nel senso, io vi faccio il vostro sistema 712
riproducendo per esempio una chiesa, perché noi abbiamo campionate, no? Quando è andato Marco Vannucci a campionare alcuni di questi, non tutti, però alcuni di questi, ha fatto proprio anche dei test e ha messo più microfoni per campionare anche la parte alta. Quindi, volendo, noi potremmo trasformare in multicanali quando vogliamo. Noi abbiamo campionato Silver con sistemi multicanali, quindi è stato fatto. Non solo, abbiamo campionato multicanale, ma anche a varie distanze, in varie posizioni, no? Alla fine in Silver c'è una posizione per ciascuna di queste riprese, ma noi interpolando possiamo ricostruire completamente l'ambiente ed è multicanale, quindi è un sistema secondo me fantastico. I dati ce li abbiamo e volendo da lì possiamo ricostruire un riverbero spaziale. Il problema è che nell'istante che ho cominciato a proporre questa cosa in giro prima di fare il prodotto, no? Perché noi prima di fare un prodotto facciamo un po' di studio, no? E quindi Certo. all'epoca, quelli che all'epoca conoscevamo che facevano l'Atmos, tutti quelli che potevo conoscere con cui ne ho parlato, tipo, non so, Pinaxan, faccio un esempio, Gianni Bini, che poi Gianni poi ha detto, però se ci fosse un riverbero lo userei. Però già all'epoca, oppure mi ricordo Porcelli, no? Antonio Porcelli che all'epoca aveva fatto dei mix in Atmos, avevamo parlato anche Giuseppe con cui lavorava lui, eccetera. Liquisonica l'ha fatto, però l'aveva già fatto, quindi loro avevano fatto il cinematico, va bene. Noi dovevamo mettere lì, tradurre un Silver per farlo. Atmos con il dubbio che poi alla fine fosse un flop, allora abbiamo detto vabbè dai, lo facciamo quando poi c'è una richiesta. All'epoca, per esempio, c'era un problema che poi ho visto che ci sono stati degli altri sviluppatori, per esempio Hornet, che ha fatto un buon lavoro prendendo alcune idee, no? E dicendo beh, ma io alla fine devo matchare una specie di riproduzione finale, chiamiamola così, no? Se io riesco a mettere un oggetto su ogni canale e poi ho un controllo unico, riesco ad avere un po' il controllo, è perché molti avevano un problema diverso, ma ce l'hanno ancora oggi. Hanno un mix stereo, devono fare una versione Atmos che però deve avere Quegli delle elementi. cose in comune senza perdere troppo. Quindi piuttosto la direzione di qualcosa che si applica su tutti gli oggetti e ti dà un controllo su tutti, che è una cosa che possiamo fare, cioè anziché fare un riverbero multicanale vero come volevamo fare. Si fa un riverbero che ha un controllo, cioè è un riverbero unico, però ha un controllo al feed che entra dentro e poi ti costruisce questo sistema, ma il sistema reale non consuma molto perché insomma, stai facendo un riverbero che è come se fosse a pochi canali. Che secondo me è un po' il trucco che stanno usando alcune di queste aziende che fanno i riverberi multicanali. Io invece volevo fare un vero riverbero Atmos, cioè in cui in ogni speaker usciva veramente il campionamento di quello che accadeva nello spazio fisico. Molti riverberi alla fine nascono come algoritmi abbastanza leggeri perché sono queste matrici di delay che alla fine si trasformano, non so, in un riverbero. Tutto questo per fare un bed riverberato che all'epoca non voleva nessuno. Adesso ci sei te che lo vorresti, però all'epoca non lo voleva nessuno. E questa è un po' la cosa che un po' ci ha fermato. E poi tutti ci dicevano, ma io ho bisogno di tantissimi riverberi, che ho 128 oggetti, e poi alla fine poi la gente non ne usa 128, perché usa un riverbero unico, ci manda delle mandate, non dei vari oggetti. Quindi, fine. Nel nuovo corso di Studio One 6, che sarà presto disponibile sulla mia piattaforma prodiolearning.com, ci saranno tantissime lezioni e mix in Atmos, oltre ad alcuni video sulla storia del surround per coprire tutto l'universo immersivo, oltre a video interviste con gli esperti e gli inventori di questo settore. Il corso di Studio One 6 sarà gratuito per tutti coloro che acquistano oggi il corso di Studio One 5 o per chi lo ha acquistato quest'anno. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!